Grazie, buon giovedì pomeriggio a tutti. Allora, oggi voglio parlarvi di questo argomento della ceretta in gravidanza, se si può fare o no, perché è una domanda che mi è stata sempre fatta, però ho deciso di farvi proprio un video per chiarire dei piccoli concetti, quindi sarà un video molto breve, però molto conciso. Allora, la ceretta si può fare durante la gravidanza? Sì, la ceretta si può fare durante la gravidanza, non ha controindicazioni, a meno che non ci siano dei casi particolari, quindi che so, minacce d'aborto, gravidanza a rischio, ovviamente, e tante altre cose. E sarà proprio il ginecologo che vi seguirà a consigliarvi di sospendere la ceretta. Ma ad ogni caso, se voi avete dubbi e non sapete se continuare a farla oppure no, potete essere voi stesse a chiedere al vostro ginecologo che vi segue se potete farla oppure no. Quindi fate prendere la responsabilità a lui. Non prendete voi l'iniziativa di fare comunque la ceretta e non confrontatevi con questa cosa nemmeno con l'estetista, perché troverete l'estetista onesta che magari vi dirà: no, aspetta, parla prima col ginecologo. Potete trovare anche l'estetista che per interesse vi può dire: no, sì, dai, puoi farla lo stesso, ok. Quindi responsabilità se la prende il vostro medico, sarà lui a dirvi se continuarla o se sospenderla. In caso, dove andrebbe evitata la ceretta in casi particolari, se sarà il ginecologo a dirvi di sospenderla, andrà evitata su pancia, quindi addome, inguine che sia parziale o integrale, e anche il pezzetto nella schiena, è comunque sconsigliata anche sul coccige. Su tutto il resto del corpo, invece, potete farla tranquillamente, perché zona sopracciglia, baffetti, braccia, ascelle, cosce e gambe sono delle aree che non interessano, non hanno controindicazioni, a meno che nelle gambe non, la gravidanza spesso può portare a del gonfiore, quindi a meno che non avete le gambe troppo gonfie e quindi ritenzione idrica, i capillari che si iniziano a rompere, allora lì magari dovete starci un po' attente con la ceretta. Ci sono poi anche casi in cui si sconsiglia di fare la ceretta a caldo, ma invece si può fare quella a freddo. Allora, per quanto riguarda sempre ceretta a freddo, meglio affidarsi all'estetista e quindi sceglierà lei il tipo di cera a freddo più adatta alle vostre esigenze. Non fate la ceretta a freddo, quella là già pronta che comprate, le strisce, insomma, quelle pronte che si vendono nei supermercati, perché quelle poi, fatta appunto da voi che avete una mano esperta, vi vanno a spezzare i peli. Spezzare i peli per spezzare i peli, tanto vale farvi la lametta. Una cosa invece che non dovete mai fare in gravidanza è la crema depilatoria, perché la crema depilatoria funziona attraverso un processo chimico, quindi ci sono delle sostanze chimiche ovviamente all'interno del prodotto. Se in questo periodo particolare siete un po' più sensibili alla crema depilatoria e vi fa reazione allergica, sarebbe un bel guaio, quindi evitate, che è meglio. Anche perché sappiamo che la crema depilatoria va a spezzare i peli, non li va ad estirpare dalla radice, quindi siamo sempre là. Spezzare per spezzare, meglio la lametta a questo punto. Un altro consiglio spassionato che sento di darvi è quello di comunque scegliere la ceretta per prepararvi anche al momento del parto, non solo diciamo se la dovete fare per le varie visite ginecologiche o comunque per voi stesse, come siete state sempre abituate, ma sceglietela anche appunto come vi dicevo nel momento del parto, perché una volta che entrerete in sala parto, che sia per un cesareo, che sia per un parto naturale, se non siete epilate o depilate, lì vi passeranno la lametta. Come capita, non guardano niente.
Cercate sempre di tenervi in ordine, soprattutto se il ginecologo vi dice che potete fare la ceretta all'inguine, approfittatene, prendetevi di coraggio, fate l'integrale, state sicure che non ve ne pentirete e vi aiuterà insomma anche durante il parto perché sarete pulite, non c'è problema di peli che possono dare fastidio in caso di tagli, punti e robe varie. Poi un altro suggerimento, l'ultimo. Ultimo, però non meno importante, è quello di affidarvi a un'estetista esperta. Non scegliete un estetista alle prime esperienze perché, oltre al tipo di cera, se la potete fare o se non la potete fare, è molto importante anche lo strappo. Come si fa? Perché uno strappo troppo brusco e violento potrebbe dar fastidio. Quindi mi raccomando, siate sagge. Io spero che questi piccoli consigli e questo video, anche se molto veloce, vi sia stato molto utile e spero di essermi spiegata al meglio. Se così, mi raccomando, mettete un pollice in su per aiutare me e il mio canale a crescere. Vi ricordo che mi potete seguire anche sulla pagina Facebook e su Instagram. E prima di salutarvi tutte quante, ci tengo a salutare una di voi in particolare, Giorgia Pavesi. Ciao Giorgia! Quindi un bacione a tutte e ci vediamo al prossimo video. Ciao!